Ci son due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Let's play. Ciao a tutti scuole pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio su Ark moddato, perché ho inserito la mod per creare un'isola di Scorched Earth e gli engram di Scorched Earth e sono qui sulla mappa The Center. Non so dirvi che episodio è, perché se seguiamo la vecchia numerazione delle serie dovrebbe essere il sesto, il settimo, se seguiamo la numerazione di questa serie il secondo, quindi non lo so, per ora non dico numeri, poi vedremo. Vi è piaciuta la canzoncina? Vi è piaciuta la canzoncina? Avete visto l'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante? Mi mancano i coccodrilli, i serpenti e gli unicorni. Gli unicorni sono tipo degli Equus leggendari. Gli Equus sono i nuovi animali introdotti dalla versione 256 e sono come dei cavalli. E io vorrei catturarne uno perché mi piace proprio l'idea di andare a cavallo, ma soprattutto puoi tirare il lazzo per fermare i dinosauri. Non ho idea di dove cazzo sia un Equus. E qui sopra ci sono anche i serpenti, quindi vorrei completare tutta la canzoncina. Magari nei prossimi video la completiamo con proprio tutti gli animali, gli animalo malo. Vi dico, scrivetemi nei commenti come nominare questo dinosauro, che infatti l'ho chiamato come mi chiamo perché si sentiva un po' solo, ce l'avevo, si è sentito un po' solo. E non me lo chiamate Pucciomon come Leon Gamer, perché i nomi che sono stati già utilizzati non mi piacciono, e anche il Megalodonte, quindi accetto i vostri suggerimenti. Aquila reale, gatto, topo ed elefante rimango così, mi dispiace, e non mi dispiace. Comunque, avete visto quanto sono andato avanti? Avete visto che non ho fatto la casa? Eh sì, perché ragazzi, sto registrando prima che esce l'episodio in cui vi chiedo insomma di dove far la casa, per cui mi sono preso ancora un po' di tempo, però ho fatto una piccola base con un campfire, uno spoiler meat, lo smite, la forgia e dei pestelli così buttati in giro, usane un po', e un compost bin della S+ che mi fa mettere tanta cacca a lavorare. Wow, ma nitrogen, che cosa? Ah, questo è lo spoil time. Ok. Non riuscivo a capire. Va benissimo. Allora, momento indecisione. Oh, cacca di triceratopo, interessante. Io vorrei anche andare a catturare quello spinosauro che si aggira qui nei dintorni, però temo di non essere ancora abbastanza attrezzato. Ho 15 dardi narcotizzanti che mi fanno pena, 73 simple rifle ammo. Però vediamo un attimo, innanzitutto i bullet dovrei, cioè altri bullet dovrei poterli, dovrei craftarli, vediamo un po'. Ok, mi serve la gunpowder. Allora ragazzi, ho deciso, vado a catturare l'Equus perché mi piace troppo. Non so effettivamente se riuscirò a trovare l'unicorno, perché dice che spawna vicino a un tempio. Dovrebbe essere nella zona delle pianure, ragazzi, quindi sono anche abbastanza vicino a questa zona qua, devo andare solo un po' da quella zona lì, diciamo. E quindi sicuramente un Equus lo andiamo a catturare. Mi sono armato, si cattura in passivo, quindi oh ciao Brontosauro, quanto sei bello, un giorno catturerò anche te. E si cattura in passivo, quindi si dà il primo feed, dopodiché bisogna salirci a cavallo e appena è possibile bisogna continuare a dargli da mangiare. Su in basso a sinistra si dovrebbe vedere la barra del tempo che aumenta. Di là c'è la Redwood Forest, non penso che sia la nostra zona ideale. Devo andare nelle pianure del sud della mappa, che è una zona comunque abbastanza tranquilla. Io purtroppo non ho tantissimi dardi tranquillizzanti, sono riuscito a farne solo una ventina, in pratica in tutto ne ho 35. Molti li ho utilizzati per catturare l'elefante lì di livello 170 che avete visto, e quindi devo un attimo sistemarmi, quindi aspetto ancora da voi. Sicuramente avverranno nello scorso video, e chi non l'ha ancora fatto lo può scrivere in questo. Che cazzo? Ah, sono le ali
di Aquila Reale. Scrivetemi dove vorreste che io facessi la base. Potremmo anche andarcela a fare nelle pianure, però è comoda farla vicino all'acqua, perché così posso avere il megalodonte, posso avere tutto quello che cazzo voglio. O se no, ragazzi, posso avere anche due basi, una vicino all'acqua e una nelle pianure. Quindi fatemi sapere, io faccio quello che vi dite. Non chiedetemi di andare lì sopra sull'isola, perché non ha per niente senso. È piena di viverne, eccola, cioè, per l'appunto, evitiamo le viverne, va? Mi impegno un attimo, che il navigatore automatico potrebbe portarmi in bocca qualche animale strano strano, e arrivo tra poco. E io trovo così sul cucuzzolo di una montagna delle note di esploratore. Questa è la terza che trovo, ragazzi. È molto interessante. Scusi signora, però qua non dobbiamo sporcare, cioè la cacca la facciamo e la raccogliamo come con i cani, va bene? Da queste parti dovrebbe esserci la pianura. Eccole, dovrebbero essere quelle le pianure di cui si parla nella mappa, perché io qua vedo tanta foresta, non vedo molte pianure, e sto anche laggando parecchio. Sì, dovrebbero essere quelle le zone delle pianure. Ok, sto arrivando. Stavo appunto per dire che questa è una zona tranquilla. Ho appena trovato uno spinosauro, un carnosauro, un terizinosauro, anzi due terizinosauri. Lì che cazzo succede? Gente che si picchia? Carnosauro che uccide un fiomio. Un carnosauro poi solo di livello 88, cioè non tanto, capite? Uno spinosauro di livello 28 che combatte con il carnosauro. Oh mio Dio, va bene, togliamo il disturbo, io quel coso blu non lo voglio, me ne vado via del kill, ciao. Sto solo avendo qualche dubbio esistenziale, io ora mi catturo il cavallo, l'Ecus, e poi come cazzo me lo porto indietro a mano? This could be a big problem. Comunque siamo arrivati nella zona delle pianure, queste sono le pianure, vediamo, controlliamo, sì, lì ci sono pianure dappertutto. E gli Ecus dovrebbero essere proprio in questa zona. E ci sono... Ah, ok, ci sono anche dei Baryonyx. Ma quanto mi fa piacere sto fatto, guarda. Sono proprio invisibilio. In teoria, nella zona in cui sono, dovrebbero essere abbastanza comuni. Il problema è che non ne ho visto manco uno. Stiamo molto messi male. Dove cazzo stanno, Ark? Mi puoi generare... Oh, un T-Rex. Ma è fantastico. Io scommetto che stanno vicino al T-Rex, sicuro. Cioè, mi aspetto una cosa del genere da Ark, maledetto Ark. Ah, ci sono pure queste nuove specie di dinosauri, che sono i... Ah no, questi sono i Trike. Oh, che carini, vanno insieme, ma che bello questa cosa. Ci sono i Pachirinosauri, che sono una nuova specie introdotta non so in quale update, però è nuova. E io qua sto trovando ogni genere di erbivori, serpenti di ogni tipo, ma... quei cavoli di Ecus manco l'ombra. Continuerò a cercare. Mi sembra di vivere la scena di Jurassic Park appena arrivano nella zona delle pianure, guarda. Più o meno così faceva. Aspetta, aspetta un momento. Quello che cosa è? Un... che cazzo sei? Lead Sictis. Cazzo fanno? Mi attaccano? No. Ah, questi sono i pachirinosauri, ragazzi, che vi dicevo. I Lichisinnichis Nix. Interessante. Questo è un nuovo dinosauro che hanno aggiunto. Io c'ho il cago in mano a fermarmi in queste zone. Però un piccolo tentativo ce lo farei, perché qua non vedo gente molto molto ostile. A parte quel gigante. Oh madonna mia, ragazzi, è un pesce enorme. Oh cazzarola. Faccio la minchiata. Faccio la minchiata. Faccio... sì sì sì, ragazzi, non posso. Cioè c'è un pesce. Oh, piano pianino. Giovane, stai attento. Scusa, fammi vedere un attimo dove caspita siamo. Fammi prendere le coordinate GPS prima di fare la minchiata, almeno so dove riprendere. 73, 84, ok, me le scrivo, faccio la minchiata. Vieni, bel pesciolino. Dove minchia stai, pesciolino? Vieni, vieni, pesciolino, vieni. Preso! Oh, 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 sei incazzato, lo so che sei incazzato. Gli tiro un altro, gli sparo un'altra cosetta. Vieni, bello pesciolino. Dove stai tu? Oh, eccoti là. Oh sì, non so manco che cazzo mangia sto pesce.
Però non si sta incazzando più. Ah, squalo, squalo. Per favore, squalo, sto catturando un pesce che è gigantesco mille volte di te. Non mi rompere le palle, per favore. Vieni qua, bello pesciolino. Vieni, bello pesciolino, sono qui. E poi vengono gli squali a rompermi i coglioni che io ammazzo malo, malo, malo. Andatevene fuori dalle palle che io sto catturando bello pesciolino, ok? Se lo catturo, ragazzi, giuro, lo chiamo bello pesciolino. Come bello figo qualcuno... Oh! E vabbè, non volevo che andavi direttamente sulla spiaggia, però un po' di primate mi fa comodo. Se catturo bello pesciolino, sai com'è? Come cazzo ho fatto a far andare... Cioè, ho fatto andare unconscious sto bastardino che mi ha cercato di rubare qualcosa. Vieni qua, maledetto. Muorici male, male, male. Sto stronzo che ogni volta mi viene a rubare le cose. Fammi vedere che c'è nell'inventario. C'aveva la mia carne nell'inventario. Sto maledettissimo. Non so come ho fatto, ma l'ho fatto andare unconscious. Ok, peccato, lo volevo catturare, ma mi sa che si cattura in altro modo. Torniamo da bello pesciolino. Dov'è bello pesciolino? Vieni qua. Dai, che rinascosto. Oh, eccoti lì, bello pesciolino. A squali, altri squali. Sì, c'è un rompicoglioni da quelle parti. Cerchiamo di evitarlo. Non voglio fare ammazzate con voi. Perché? Ok, ho pensato che sarebbe stato meglio spostarsi direttamente sull'altra sponda. Cioè, non voglio diventare dell'altra sponda, però mi ci sposto. Così, da queste parti dovrebbe esserci un qua giù. Bello pesciolino, dove stai? Ti vedevo che... Eccolo là, bello pesciolino. Guardalo che scappa, il maledetto. Vieni qui. Perché non mi attacca? Ma che cazzo di pesce è? Ma sei un maledetto. Eccolo lì, bello pesciolino. Ma maledetto, quanto mi scappi. E sei proprio cattivo, perché non ti vuoi far prendere da me. Sì, ma io come cazzo arrivo a spararti fin lì? E sei anche... sì, sei un attimino stronzo. Oh, oh, oh. Sì, proviamo da qui. Avrei avuto bisogno più di una zattera che di un Argentavis. Ma va bene, proviamoci. Proviamoci un attimo, vediamo che cosa succede. Se riesco a fare il taming della vita. Dove sta bello pesciolino? Bello pesciolino? Dove minchia sei finito? Ora all'improvviso è... No! Quello di destra non è bello pesciolino, è un altro bello pesciolino. Allora, scusate, fatevi vedere. Tu sei di livello... Oh cazzo, squalo. E tu che cazzo sei? Ah, state in coppia. Ah, ma benissimo. Ma io quanto sono contento. Tu che cazzo di livello... Oh, 48. Scappa come se non ci fosse un domani. Dobbiamo ammazzare uno squalo. C'è uno squalo da ammazzare. Vieni qua, squaletto. Ma perché mi devono rompere così tanto i coglioni? Venga qui, signor squalo. Non mi fracassi, maroni. Però forse potrebbe essere una mossa più saggia catturare quello di livello 32 anziché quello di livello 68. Sai com'è? Se solo non ci fossero sti dannati squali, ma dannazione. Vieni qua che ti sparo due pallottole in faccia. Sto maledetto che mi deve rompere i coglioni mentre catturo. Bello pesciolino. Vieni qua. L'ultimo colpo e muori malo malo. L'ultimo colpo e muori malissimo. Eccolo qua. Vai a cagare, stronzo. Comunque la prossima volta che vi dico che devo fare una minchiata, vi prego, scoraggiatemi, scrivetemi una lettera a casa. Perché devo fare queste minchiate qua? Ora mi sto craftando la zattera, perché penso che sia la mossa più saggia per andare a catturare bello pesciolino. E mi metto a spararlo dall'alto. Potrebbe essere utile, magari riesco a spararlo addirittura con i dardi tranquillizzanti. Non so, ci proviamo. Ok ragazzi, sono un vero pirla. Stavo cercando di catturare un animale che non è catturabile. L'ho appena letto sulla wiki. In pratica dice che non è timeabile, ma cioè te lo devi tenere così e al massimo lo puoi intrappolare e puoi prenderti della raw prime fish senza ucciderlo. Non ho ancora idea di come si faccia, però a sto punto non perdo tempo. Dannazione. Fatemi solo dare un ultimo saluto a bello pesciolino. Ciao bello pesciolino, io non ti posso catturare, lo so, però potrei intrappolarti, non so come, non so quando, per cui arrivederci, sarà per la prossima volta. Ciao bello pesciolino. Andiamo a cercare sti benedetti cavalli. Allora, c'è un terizinosauro di livello 8 bloccato nel legno. Allora, il terizinosauro è ottimo per il farming, insomma, di fibra, di queste cose qui, di legna. E... è una zona un po' tanto piena di velociraptor, cioè non vorrei dire, però questo è bloccato nel legno, nei tronchi. Forse riesco a combinare qualcosa. Voglio solo vedere com'è la situazione qui intorno, perché ragazzi sti cazzi di cavalli non li trovo, dannazione.
Allora, sono in un posto di tutto rispetto. Se dovesse andare qualcosa storto, diciamo che riesco a scappare in maniera molto tranquilla. L'unica cosa che spero che non mi scappi il pterizinosauro così a atminchiam. Però mi devo preparare anche delle frecce. Ne ho giusto 200, perché se arriva qualche rompicoglioni devo poterlo sparare, tipo quei velociraptor che stanno da quelle parti lì. Allora, proviamo a sparare in testa sto pterizinosauro. Vieni qua. Preso. Non ti incazzare con me. Non sali qua, vero? Il cazzo non sale. Via. Minchia. Dove cazzo stai? Ah, stai qua giù. Oh, mi sono cacato malo malo. Io ora a te che cazzo ti racconto? Come faccio a prenderti? Vediamo se riesco a trovare un'altra zona tranquilla in cui tu non riesci ad arrivare. Qua. Proviamo da qui. Proviamo da qui. A furia di spararti i colpi. Vediamo se sali. Mi sta un attimo prendendo. Però. Senti, ma sei un cacacazzo proprio, eh. Io mi ricordo che era rompipalle. Vediamo un attimo. Oh, attenzione. Però potrei fare anche la tecnica. Scendo, sparo e scappo. Interessante. Scusa, Agent Avis, però non mi devi fare incoglionire. Ti devi fermare da qualche cazzo di parte. Porca di quella paletta. Ok. Il terizino mi sa che si incazza se ti sparo. Ma tu riesci ad arrivare? Teddy, fai la prova. Allora, i velociraptor qua non arrivano. Fatemi vedere la posizione nella mappa, come sempre. Ok, sono su questa insenatura qua. Ho memorizzato. C'ho due velociraptor qua che mi stanno rompendo il cazzo. E non si attaccano col terizinosauro. Peccato, se no si facevano fuori a vicenda e io stavo a posto. Però, signor Argent Avis. Signor Argent Avis, lei si deve un attimo spostare. I due tizi lì giù non riescono a venire. Il cazzo non riescono. Via. Ma che palle che siete. Idea. C'ho l'idea del secolo. Lo sparo dalla zattera. Aspetta, no, aspetta. Prima di spararlo dalla zattera, io qua c'ho dei massi che posso sfruttare. Interessante. Venghi signore, venghi. Sì, però come cazzo lo tiro fin qua? Ah, di qua lo piglio. Vediamo. Se non sale il signorino. Vediamo se sale il veloci. Se sale il velociraptor, sale pure lui. Ok, forse ho trovato una posizione buona. Se quel cazzo di velociraptor non mi viene a rompere la minchia, sarebbe molto meglio. Eccolo che sta arrivando. E mi sta scappando il terizino. Tu non sali, vero? Tu non riesci a salire. Perché io devo riuscire a prendere quel maledetto. Non mi vieni a rompere il cazzo tu, vero? No. No, no che non sali, no che non sale, no che non sale. Dai, dannazione, poi mi occupo di te, ti faccio fuori male. Maledetto cornuto, vieni qua. Oh, si è addormentato, benissimo. Ora ci occupiamo di te, che sei un pezzo di merda stronzo. Perché mi rompi il cazzo quando ti comporti così? Vieni qua, stronzo maledetto. Vieni qua. Ti devi bloccare un attimo. Ok, il velociraptor è andato, il terizino è addormentato. Spero che non venga altra gente, rompi coglioni, a scassarmi la minchia. Io intanto mi metto i proiettili normali che fanno sempre la loro porca figura, non si sa mai. Allora, lei di che cosa ha bisogno? Mi faccia capire un attimo. Oh, la vedo un attimo. Sì, lei sicuramente ha bisogno di mangiare. Scusi, signor Argent Avis, non mi rompa troppo la minchia. Allora, mi dia un po' di raw primate o raw fish meat. No, primate, do cazzo, non ce l'hai la raw primate. Vabbè, raw prime fish meat, questa roba qua. Venga qui che gli do subito qualcosina da pappare, che la vedo un attimo deperito. Mangi, signore, mangi. Ci vorrà qualche eternità. E mi servono anche dei narcotici. Bugia, ho detto una grandissima minchiata. Il pterizinosauro si addomestica, è erbivoro, si addomestica con le bacche. Quindi gli sto dando da mangiare le major berry. Meno male che ce ne avevo tipo 8 milioni. E siamo al... a che percentuale? Siamo al 15%. Ok, si sbrighi, va. Che quella zona non mi piace tanto. Ho 29%. Bravo, Lemo, che cucciolo che sei. Poi ti porto sulla zattera, casuccia, eh. Perché se no come cazzo ci arriviamo fin lì. Tranquillo, ti porto con la zattera. Ciao, bello, ciao, dormi. Dai, fai la pappa, dai.
Beh, siamo al 59% e la cosa sta procedendo abbastanza tranquilla e liscia, nessun grosso problema a parte quelli iniziali che avete visto anche voi. Io continuo comunque a domandarmi e a guardarmi intorno se vedo per caso degli Ecus. Non so se riesco a catturarli in questo episodio, ma almeno sapete dove cazzo stanno, va, maledizione. A proposito, sapete, qualcuno di voi sa dove stanno, dove sta il tempio in questa mappa? Ok, avevo visto movimento, ma per fortuna ci stanno gli stegosauri che mi fanno fuori i velociraptor scassacoglioni. Grazie Stego, non vi catturo, così state tranquilli, lì siete miei alleati. Grazie mille, verrò a catturare altra gente da queste parti perché so che ci siete voi a difendermi. Grazie infinitamente, già gentilissimi. Oh, una merda gigantesca! Sì, è mia, questa è mia, questa è una merda enorme. Questa non me la posso far scappare. No. La merda del brontosauro non... mi può non pestare il dinosauro che sto domesticando? Grazie. Che sta lì a terra. Non vorrei finisse o sotto o coperto dalla sua merda, o comunque finisse male male. Grazie. Può andare un pochino più là? Gentilissimo. Stavo guardando il tablet e mi sono perso l'addomesticamento del terizino. Ma ciao bello! Ciao! Ma benvenuto in questo mondo! Ma lei... io non la posso cavalcare a pelo, vero? No, ho bisogno di una saddle. Vediamo che... cacca, aspettate. Vediamo che tipo di saddle e se la posso per caso fare qui con lei. Un attimo solo, vediamo. No, purtroppo non me la posso fare qui, quindi ti devo portare sulla zattera a manina, o meglio, sento, visto che lei, anche lei c'ha una bella diarrea, facciamo così. Allora, lei mi stia fermo qui. Stai buono, che cazzo ti arrabbi? Vado a prendere la zatta e torno. Stai calmo, fermo, arrivo. Qui c'è la fuga dei peggio animali, ma che cazzo di rompicoglioni sti velociraptor, ma dategli una, fatemi una scorreggia, prontosauri, per piacere. Ah, c'è pure un carnosauro, ok, vediamo di non attirare quella gente, perché il tirizinosauro di livello 11 non è che sia poi così potente, eh. Io ho bisogno solo di una zattera per portarmelo via, e poi a chi si è visto, ciao belli. Ok, sto arrivando Terry, ragazzi fatemi sapere nei commenti come chiamare, che cazzo, che minchia succede? Ma che sono? Squali? No. Ma veramente mi stanno attaccando gli squali? Ma state scherzando? No, che... il pesciolino di prima, dannazione, si è incazzato un attimino. È vero, quello attacca le barche. Oh, porca di quella zozzerrima. Lei mi ha lasciato in... Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Devo girare alla larghissima da lì. Ma perché? Ma perché ho attaccato i pesciolini, bello pesciolini? Sono cattivi con me. Ah, ma lì c'è un carnosauro alfa e sta andando nella direzione del nostro terizino. Interessante. Lì ci stanno due velociraptor scassacoglioni che si sono avvicinati un po' troppo a dove ho catturato il terizino. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Siamo in una zona veramente di merda. Non so come... ah, come cavolo abbiamo fatto a catturarlo? Beh, ecco che è arrivato il velociraptor, eccolo lì, di che livello è? Per favore, stegosauri, di che livello sei? Ah, sta prendendo tante mazzate. Però io gli do una mano, quasi quasi, ti do una mano. Ok, fantastico, prego, non c'è di che. Cazzo, 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 il carnosauro alfa, via, 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 Terry, Terry, oddio. No, 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 seguimi. Seguimi, seguimi. Vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Ma porca di... Ok ragazzi, l'episodio è finito malissimo. Il terizinosauro è morto malo malo. Non so io come ho fatto... No, ma non ci posso credere, è venuto ad attaccarmi il carnosauro di l'alfa. Ma perché? Ma guarda te, guarda, se devo essere così sfigato, me ne stavo per andare. È venuto a rompere i coglioni. Va bene ragazzi, questo episodio purtroppo si conclude malissimamente. Io non ho il tempo per catturare un altro terizinosauro. Il carnosauro sta ancora qui, ma guarda che rompi i coglioni. Io vi ringrazio per aver visto il video fin qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like per sostenere il canale, per sostenere la serie, per sostenere il video, e se siete arrivati fin qui scrivete carno, hashtag carno di merda, hashtag carno di merda, ma ho ucciso il terizinosauro, l'avevo appena catturato, sto figlio di una buona mamma, intanto cercherò gli Ecus, oh mio Dio,
La paura che mi son preso. Comunque il tiranosauro dovrebbe aver ucciso il velociraptor. Il problema è che il carnosauro alfa è proprio un pezzo di merda. Magari sarà anche di livello alto. Vediamo un po'. No, non è altissimo, però è di livello 8, ma è alfa. E non sono riuscito a salvare il Telizino. Mi dispiace, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.